Un lungo torpedone bianco-azzurro è pronto a invadere la piccola, graziosa e verdeggiante Gubbio in un sabato che potrebbe essere decisivo nella lotta per il vertice della Serie B. La squadra di Zdenek Zeman, dopo l'indigestione di gol di Padova, proverà un altro blitz esterno contro gli egubini reduci dal colpaccio contro il Sassuolo, ma pur sempre penultimi in classifica. Tre difensori centrali per due esterni bassi. Luigi Apolloni, terzo allenatore stagionale, deciderà così il modulo. Mancheranno però il promettentissimo portiere Donnarumma, squalificato, il talentuoso Bazzoffia e l'esperto Mastro Nunzio, ma ci saranno in attacco sia Daniel Ciofani, mai riscattato dal Pescara negli anni e autore di 8 gol finora, che Graffiedi, autore del gol su rigore all'andata in una partita che il Pescara vinse non senza difficoltà. Tra i biancazzurri assente Cone, conferma per la squadra che ha schiantato il Padova, con ballottaggio per gli esterni di difesa in 3 per 2 posti, e conferma per il 18enne Caprari nel trio avanzato con Immobile e Insigne, che tra l'altro sono andati a segno con l'Under 21 nell'amichevole di Edimburgo contro la Scozia. E dicevamo dei tifosi, biancazzurri tutti in fila a sottoscrivere la Delfino Card, escamotage per poter andare in trasferta in Umbria. E di poche ore fa un durissimo comunicato dei tifosi della Curva Nord contro chi si è piegato alla tessera del tifoso per opportunismo e con una società definita complice proprio nella parte finale del campionato. Tutti pronti a salire sul carro, scrivono tra l'altro i Rangers, e sembra che gli sportivi pronti a partire con tanto di tessera nuova fiammante saranno oltre un migliaio. Ed ecco la vigilia del tecnico boemo Zdenek Zeman. Vabbè, tutti dicono che giocano sto 5-3-2, poi bisogna vedere che spazi avranno, quali ci lasciamo, poi non sono le posizioni fisse. Però hanno fatto praticamente quasi tutto il campionato giocando a 5. Io nessuna partita può essere trappola, sono partite di calcio e noi ce la andiamo a giocare, penso anche loro se la devono giocare, visto che c'hanno anche loro interessi di classifica.